La casa delle tecnologie emergenti non vuol dire fisicamente una casa, ma vuol dire che tutto il territorio diventerà la casa in cui sperimentare tecnologie emergenti. Quali sono queste tecnologie? Quelle di cui tutti un po' sentiamo parlare, cioè blockchain, intelligenza artificiale, 5G e via dicendo che. Dette così sono delle sigle un po' prive di significato, ma che in realtà si riempiranno di significato non vedendo le tecnologie, ma vedendo la loro applicazione. E l'applicazione sarà su tre assi che sono già caratterizzanti il territorio, cioè la cultura, il turismo e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, a partire dalla popolazione e dai turisti. Perché noi abbiamo già individuato diversi casi d'uso sui quali ci concentreremo e che adesso verranno mostrati, ma questi casi d'uso vanno declinati in modo tale che rispondano ad esigenze specifiche e queste esigenze verranno proprio mappate con la partecipazione di tutti nei primi mesi del progetto. Dopodiché tutti i cittadini, ma non solo, anche le aziende, le associazioni di categoria, gli esercenti, saranno coinvolti per creare a Pesaro il terreno di sperimentazione, perché la sperimentazione si fa con le persone, non si fa con le tecnologie che stanno da sole dentro una teca. Oggi viene presentato un progetto importante a livello tecnologico per il Comune di Pesaro, come è stato raggiunto e come è stato reso possibile? È stato un lavoro di squadra dove sono stati coinvolti in modo anche veloce tutte le aziende del territorio e anche le università, l'Università di Ancona e di Urbino che già il Comune di Pesaro da tre anni ha iniziato un lavoro sinergico per potenziare su Pesaro l'università come già conoscete. E siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato realizzato e anche dei 35 Cinque progetti che erano stati presentati al Ministero, essere tra, essere tra i primi cinque è una grande soddisfazione. 11 milioni di euro che dovranno essere eh, fatti i progetti, eh, devono, dovranno fare laboratori di ricerca e tutti i partner che hanno partecipato ci sarà una... Un contenitore. Eh, dobbiamo essere bravi a coinvolgere, a far partecipare i cittadini, soprattutto io punterei sui giovani che sulla tecnologia sono sicuramente più avanzati e quello che è importante è coinvolgere le imprese del nostro territorio. Inizieremo con una serie di eventi, convegni e poi ci saranno anche dei corsi di formazione perché sarà anche un supporto per le imprese per andare verso la, la tecnologia e l'innovazione. Le tre assi che noi principalmente andremo a dedicare saranno su, sul turismo e sulla cultura. E sappiamo bene ad esempio che ci sono tanti turisti che prima di partire dalla propria destinazione per raggiungere la vacanza turistica ad esempio vanno su Google a digitare qual è il piatto tipico, quindi dobbiamo cercare di lavorare anche per andare a facilitare i turisti che vogliono venire nella nostra città ma soprattutto anche il controllo dei flussi per migliorare la viabilità. Tutto questo è stato anche possibile perché nella nostra città abbiamo il 5G. Se non avessimo avuto le antenne 5G questo progetto noi non potevamo partecipare.